caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Il motivatore di oggi è TED. L'orsetto TED. L'orsetto parlante, proprio lui, del film del 2012 diretto da Seth MacFarlane, che peraltro interpreta anche l'orsetto TED, nel senso che dà la voce all'orsetto TED. In realtà l'ispirazione, la riflessione di oggi non ci viene direttamente dall'orsetto TED nel film, ma dalla voce del narratore, che nel doppiaggio italiano, come sentirai, è la voce di Massimo Corvo, una delle grandi voci dei nostri doppiatori. È la voce ufficiale di Sylvester Stallone, per esempio, dopo la dipartita di Ferruccio Amendola, che è stato il primo storico doppiatore, la prima storica voce di Sylvester Stallone, ma penso anche a Vin Diesel in Fast and Furious, e soprattutto la mia preferita è la trilogia di Matrix, dove Massimo Corvo dà la voce a Lawrence Fishburne, Morpheus. Digressione a parte per dirti che in originale però la voce del narratore è quella di Patrick Stewart. Patrick Stewart, che forse ricordi nel suo volto caratterizzante e caratterizzato nel ruolo di Louis Picard nella serie Star Trek Next Generation e poi nel ruolo di Charles Xavier, in particolare, se non erro, nella prima trilogia di film sugli X-Men. Ecco, questo per dirti che abbiamo, insomma, dei numeri uno che ci raccontano, ci dicono questo fondamentale concetto che ti invito ad ascoltare con grande attenzione. Ah, è importante illustrarti il contesto in cui viene detta questa frase. È all'inizio, subito all'inizio del film, dove vi è una sorta di prologo in cui ci mostra il successo dell'orsetto parlante Ted, successo che però poi è finito. Quindi Ted è un orsetto parlante che c'è nel mondo con i suoi misteri, però a cui essenzialmente nessuno dà più peso. È stato famoso per un certo periodo, è stata una celebrità, ma poi adesso non lo è più. Perché l'orsetto Ted oggi non è più famoso ed è diventata una persona comune, anche se è un orsetto parlante? Ecco la risposta. Beh, mettiamola così. Per quanto tu possa fare colpo in questo mondo, che tu sia una star televisiva, un enfant prodigio, Justin Bieber o un orsacchiotto parlante, in fondo a nessuno gliene frega un cazzo. Ecco, direi che spiegazioni ulteriori non servono. Piuttosto chiaro, mi pare. In realtà qualcosa in più vorrei aggiungerla, perché al di là del contesto comico grottesco nel film, secondo me questa frase è veramente piena di esperienza ed è un grande insegnamento, perché ci insegna, a me personalmente, ha ispirato proprio questo insegnamento, a non basarti troppo su te stesso, a non centrare il tuo percorso di realizzazione, i tuoi obiettivi, il tuo successo, la tua affermazione, soltanto su te stesso come individualità che è lì e costituisce il centro di ogni cosa. Non pensare a te come alla figura centrale nella realizzazione del tuo sogno, ma a te come un canale di realizzazione di qualcosa che trascende te, che trascende il tuo tempo limitato, la tua fase limitata di notorietà. In qualunque settore, a qualunque livello, c'è sempre un momento di punta, il vertice di raggiungimento della tua storia personale. Se tu basi soltanto sulla tua storia personale, quindi diciamo così per sintetizzare, sul tuo successo personale, il tuo obiettivo di successo, finirai come l'orsetto Ted e come Justin Bieber, anche se è ancora molto famoso, mi pare. Ma prima o poi tutto passa e se ne va. Ecco, a me ispira invece questa frase proprio la convinzione, anzi il rafforzamento della convinzione che non sono io
quello che conta, ma è ciò che costruisco con la mia azione. Area 51 Publishing, per esempio, Mind3, per esempio, questi contenuti, per esempio, questi contenuti sono il centro, non io. Io posso essere un canale, fare la mia parte, con gioia, con entusiasmo e raccogliere i frutti del lavoro che faccio. Ma questi frutti per me non sono la mia affermazione personale, la mia notorietà o il fatto che mi riconoscano per strada o che abbia 1 milione di follower da qualche parte, su qualche canale social, o che sia noto tra la gente che conta. A me interessa che questa idea di creare un mondo migliore possa avere spazio, essere autosufficiente, essere libera. E il mio ruolo, temporaneo quanto temporale, deve essere quello di servire al meglio questa idea, questa visione. Perché sono davvero convinto di quello che dice l'orsetto TED, che se noi, tu, ti basi su te stesso, unicamente su te stesso, come misura del tuo successo, della tua affermazione, e quindi sulla quantità di riconoscimento personale, di successo personale, a qualunque livello, in qualunque situazione, se ti basi soltanto su te stesso come centro della realizzazione dei tuoi desideri, dei tuoi obiettivi, finirai come l'orsetto TED, perché è proprio vero che... In fondo, a nessuno gliene frega un cazzo. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.